presentando le persone che sono oggi a fianco a me e poi farò il mio intervento. Alla mia sinistra vedete Dario Quarcello, è il coordinatore cittadino dell'UDC, nonché componente della segreteria del coordinamento provinciale. Giovanni Condello è il responsabile del gruppo politico civico Crescere Insieme per Castelbuono. Sottoscritto lo conoscete. Alla mia destra, non me lo presento perché lo conoscete, è il prossimo candidato sindaco. Il prossimo. Dario Quarcello. Grazie e buonasera a tutti. È con orgoglio e con grande commozione che mi appresto ad aprire questo comizio elettorale, che mi vede impegnato in prima persona ed insieme al mio gruppo a sostenere il candidato Onorata. Ecco, qualcuno potrebbe pensare: cosa ci faccio io qui accanto a un sindaco designato dal PD? Diciamo che ho scoperto piano piano nuovi amici, amici con i quali oggi facciamo politica, la politica con la P maiuscola. Eh già, perché forse eravamo abituati a fare politica e insieme a loro abbiamo trovato il dialogo, il confronto e, perché no, la voglia di farla la politica. Io mi sento una persona di piazza e mi capita di sentire commenti, secondo me, gratuiti sull'attuale amministrazione. Beh, io posso dire che non ho votato l'attuale amministrazione, ma se potessi tornare indietro oggi lo farei. Lo farei sicuramente, perché per me l'amministrazione Cicero è stata quella dell'innovazione, della crescita culturale e, perché no, quella con un pizzico di follia che non guasta mai. Certo, il castelbuonese per natura sua è un artista, un creativo specializzato nel suo settore. E come può un artista riuscire a portare a termine la sua opera se non con il supporto di gente competente, lungimirante, come l'attuale amministrazione, o coloro che prenderanno le redini e dovranno trainare Castelbuono, e lì do ragione al nostro sindaco, a relazionarsi con il mondo? Noi abbiamo intorno il mondo e io personalmente, quando porto avanti il progetto Castelbuono Paese di Vino da 5 anni, mi sono sempre sentito supportato. Siamo riusciti a portare qua il direttore della RAI, il vicepresidente di Slow Food, ma non voglio parlare di me, voglio parlare del giro podistico, dell'Ipsigroc, del Jazz Festival, eventi che si relazionano con il mondo, o meglio, è il mondo che si relaziona con loro. Quando qualcuno taglia una fetta di panettone a New York o apre una bottiglia di vino dell'Abbazia Sant'Anastasia a Londra, quello è relazionare Castelbuono con il mondo. E allora dobbiamo far sì che il sistema paese creato dall'attuale amministrazione sia messo in atto quasi naturalmente dai cittadini e che sia anima e fulcro della nostra società. Vi invito a guardarvi intorno, a chi vi chiede il voto, a chi promette sapendo che non può mantenere. Guardateli bene queste persone. Queste persone che possono essere, perché no, anche di questa coalizione. Non faccio le differenze. Chiedetevi soltanto cosa hanno fatto per questa comunità. Si sono resi socialmente utili? Hanno fatto associazionismo? O semplicemente interessi personali? Guardateli, osservateli bene, fatevele certe domande, perché non mi sembra corretto ritrovarmi o ritrovarci gente al consiglio o in giunta che puntualmente si presenta alla comunità solo ed esclusivamente durante la campagna elettorale. Noi non vogliamo la politica delle false promesse, quella degli inciuci e del clientelismo, come oggi vediamo nei nostri governi regionali e nazionali. Bisogna ripartire dal basso. Dobbiamo bussare tutte le porte e parlare con la gente. Il candidato sindaco Onorata è un uomo dalle idee chiare ed è vero, ci ha parlato di ecologia in un inserto in un contesto più ampio. Qualcuno usa l'aumento delle bollette come un pretesto per fare campagna elettorale. Certo,
Anch'io mi sono arrabbiato quando ho visto la bolletta un po' più cara. Ma poi, relazionandomi con qualche amico mio di Palermo, a soli 80 km da qui, stessa metratura di casa mia, il 30% in più. Se poi penso che ritornando adesso da Palermo i cassonetti trabordano di immondizia e i topi regnano liberi, cari concittadini, preferisco un euro in più e un paese pulito di cui andare fiero. E io sono fiero di questo paese. Sicuramente l'amministrazione dovrà impegnarsi per il lavoro. Certo, secondo me ci vorrebbe una rivolta delle coscienze e bisogna soprattutto ripartire dal basso, perché i nostri figli devono avere sicuramente un futuro senza precariato. Che cos'è il precariato? Il precariato non è forse un'arma micidiale usata dai nostri attuali politici per tenerci legati con le catene? Vorrei invitare tutti a riflettere e a dire basta, voglio e desidero una rivoluzione pacifica, senza danni e senza vittime, una rivoluzione alla Gandhi che porti il popolo in piazza pacificamente ma con fermezza e che chieda finalmente a questi mercanti del Tempio di andare via. Castelbuono è sicuramente diventato un paese turistico e ristorativo. Abbiamo 30 ristoranti. Mediamente nei periodi lavorativi ogni ristorante, ogni bar ha 10, 15, 20 dipendenti. Bene, secondo me questo è un settore da proteggere. E non ho mai capito perché a qualcuno a Castelbuono sembra dia fastidio che questo settore dia lavoro. Ma se comincio a fare una somma dei dipendenti che ci sono tra i ristoranti, i bar e le pizzerie, sappiate che nei periodi alti superano le 500 unità. Un sistema produttivo che a Castelbuono non ha paragoni. In questa comunità potremmo definirla la fabbrica più grossa che abbiamo a Castelbuono, 500 operai. Oggi è questo che chiedo al nostro candidato sindaco. Il sindaco Norata deve dare un supporto ai ristoratori, agli imprenditori edili, ai commercianti, a tutti coloro che producono e fanno economia, cercando di tenere alto il livello raggiunto in questi anni e aiutandoli in quei settori dove si soffre, perché nessuna attività deve essere emarginata o diventare neo che può degenerare in malattia, perché una comunità che cresce, cresce con un sistema economico unico e solido, e il candidato sindaco Norata dovrà essere e sarà colui che, da bravo manager il quale si è dimostrato, porterà avanti questo progetto. Grazie. Nascondo.